Benvenuti sul canale YouTube del Tattico, benvenuto sul mio canale ma anche sul vostro canale perché condividere una passione e contenuti penso sia la cosa più bella e vi ringrazio che giorno dopo giorno siete sempre di più a condividere tutti questi contenuti, ragazzi. Oggi facciamo l'analisi delle partite del prossimo turno di Serie A per capire attraverso moduli a confronto, sistemi di gioco, quali sono e possono essere i giocatori chiave, utilissimo questo format al fantacalcio, ma prima di partire, sigla. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdere nessun contenuto live così fresco del tattico e poi soprattutto ragazzi di mettere un like se vi piacciono questi contenuti perché il vostro sostegno, specie in questi format, è fondamentale, specialmente per me, in modo da dargli continuità, in modo da darvi successo e darvi sempre contenuti live importanti per il fantacalcio, che ovviamente lo sapete, lo vinciamo noi. Questa ragazzi è una settimana un po' particolare perché c'è state le coppe, c'è stato un po' di infortunati, dobbiamo stare attenti con le formazioni, farle con criterio, studiarle bene, aspettare sempre la scelta giusta. Ragazzi, vi ricordo sempre su Fantalab di guardare i miei indici di schierabilità, vi ricordo sempre per gli abbonati la diretta del venerdì, quindi tante cose ragazzi. Partiamo con questa analisi. Con la prima partita del venerdì che è Salernitana-Frosinone. Anche guardando un po' i moduli a confronti, la Salernitana gioca 3 dietro, 3-4-2-1 contro un 4-3-3 di Di Francesco del Frosinone, che è un 4-3-3 spumeggiante. Io non mi aspettavo un Di Francesco così propositivo, che ha ritrovato un po' l'entusiasmo di Sassuolo, anche dei giocatori di qualità. In questa partita, ovviamente, eviterei un po' gli esterni della Salernitana, in quanto saranno sempre in 2 contro 1 con gli esterni del Frosinone, con Iono, Marchizza, quindi andiamo su giocatori forti in altri settori. Per la Salernitana potrebbe essere la giornata di Candreva, un giocatore sicuramente da mettere in ottica fantacalcio, e il partner di Candreva penso sia sempre il buon giovane Cabral, che io l'avevo consigliato al fantacalcio che giocherà da trequartista. Sicuramente l'avete presa uno se l'avete preso come l'ho preso io, è stato uno dei più positivi nello scorso turno, nonostante la debacle della Salernitana col Torino, è stato uno dei più positivi ragazzi. Quindi giovane Cabral bene, Boateng non è partito bene, non ve lo consiglio ragazzi, quindi Candreva, giovane Cabral. Per la Salernitana eviterei un po' i difensori della Salernitana, anche perché se la dovranno vedere nell'uno contro uno contro gli attaccanti del Frosinone, che sono molto molto creativi, specie un giocatore che può far bene in questa partita, ragazzi. Non so se l'avete preso come centrocampista, se come attaccante, non lo so, dipende dalle leghe. Sulé, che potrebbe essere portare anche bonus in questa partita qui, come Khedira, uno dei miei consigliatissimi al fantacalcio. Khedira sicuramente è da mettere in questa partita perché comunque troverà una Salernitana che si vorrà un po' riscattare, ma sempre un po' ferita. Gli manca dei giocatori chiave come Dia, ragazzi, giocatori chiave che manca, anzi un consiglio per Dia, chi l'ha al fantacalcio ragazzi, se avete possibilità di scambiare scambiatelo, perché magari a gennaio va via un po' in lotta. Sicuramente la mediazione della società sarà quello di farlo giocare fino a gennaio e poi trovare un compromesso molto probabilmente. Quindi per il Frosinone vi direi Sulé, Khedira, e attenzione perché la Salernitana gioca a due nel mezzo, mentre potrebbe rientrare a Rui nel Frosinone, giocare da mezzala che è molto offensivo, e attenzione agli inserimenti di Mazzitelli, che potrebbe essere una chiave in questa partita contro un centrocampo a due della Salernitana, quindi attenzione a questi giocatori in Salernitana-Frosinone. Molti contenuti, eh? Passiamo alla seconda partita che è Lecce-Genova. Questa ragazzi è una buona partita, una bella partita. Sicuramente Gilardino, da quello che ho capito, da quello che ho letto, potrebbe passare anche a un 4-4-2 con Gudmundsson e Retegui davanti. Il Genova di D'Aversa, che è stato eletto un miglior allenatore del mese, quindi attenzione ragazzi, il Lecce è propositivo, il Lecce gioca, e sicuramente un Lecce che ha nei terminali offensivi tanta roba. Quindi in questa partita con calma analizziamo, partiamo da Lecce.
contro un centrocampo a 2, che uno dei due sarà Strootman, attenzione intanto alle mezzale del Lecce. E qui vi dico Rafia, che dopo una partita un po' d'appannamento potrebbe iniziare, riniziare ancora dopo la partita di Firenze a incidere. Quindi sicuramente Rafia, ovviamente da tenere in grossa considerazione Ristovic. Il Genova, ragazzi, viene da tanti risultati positivi, tanti risultati positivi, e potrebbe lasciarci le penne a Lecce. Attenzione anche alla vittoria del Lecce, ragazzi. Qui vedo vittoria del Lecce, Ristovic. Alquist, sempre attivo, ha preso rigore. Ragazzi, attenzione a questa partita, potrebbe ovviamente è una partita da gol. Quindi per il Lecce vi direi Rafia, Ristovic. Due nomi, Ristovic perché è un attaccante buono, che mi garba, e soprattutto se passa la difesa a 4 gli automatismi non saranno sempre perfetti. Per il Genova ovviamente Gudmundsson, vi do questo giocatore perché giocherà dietro le teghi, e quel movimento dietro le mezzali comunque a Lecce ha sempre sofferto, l'ha sempre sofferto nelle partite precedenti, quindi sicuramente quella posizione di Gudmundsson sarà fondamentale per il Genova, e soprattutto darà molta noia a Lecce di D'Aversa, che ovviamente prenderà le sue contromisure, però una partita che non finirà 0-0, ragazzi. Quindi giocatori, ve l'ho detto, che andamento della partita ve l'ho detto, e soprattutto anche un ipotetico pronostico su questa gara. Andiamo avanti con Milan-Verona. Qui ragazzi, Milan-Verona, situazione per il Milan contro una squadra che è in salute, ragazzi, un salute. Baroni ha fatto un buon lavoro, sta facendo un buon lavoro con il Verona, con i giocatori, anche a livello di formazioni sbaglia veramente poco. Mancherà Doig, che purtroppo, ragazzi, ha avuto un infortunio abbastanza importante, 2-3 mesi fuori, ha avuto una lesione al crociato, quindi Josh, che conosco, mi dispiace molto. Il Verona è una squadra che sicuramente ha fatto e sta facendo un ottimo campionato. Passiamo al Milan. Allora, ci sarà un po' di turnover, ovviamente ci sarà un po' di turnover, e quindi cerchiamo di capire intanto chi giocherà. Allora, Loftus-Cheek secondo me non è neanche preso in considerazione, perché non verrà rischiato, non verrà rischiato perché troppe partite, ha faticato, sappiamo che giocatore che in corso è andato incontro a molti infortuni nel passato, quindi non verrà rischiato. Giocherà Musa, Krunic e Reinders. I tre centrocampisti dovrebbero essere questi, ragazzi: Musa, Krunic e Reinders. Mentre in avanti, attenzione alle esclusioni importanti, perché a mio parere potrebbe rigiocare Chukwueze o a destra o, attenzione, a sinistra. Eh sì, perché potrebbe rimanere fuori anche Leao in questa partita e giocare con Chukwueze, Pulisic e uno tra Okafor e Jovic. Quindi attenzione innanzitutto alla formazione del Milan, come potrebbe cambiare anche in ottica fantacalcio, chi metto, chi non metto. Attenzione a questo che vi ho detto io. Quindi giocatori chiave in questa partita: il Verona farà una partita molto di ripartenza, con Gonge molto probabilmente prima punta, due mezze punte, difesa a tre sicuramente per il Verona, ma la potrebbe anche rimodificare a 5, non diciamo, cercherà di fare una partita molto di rimessa, di chiudere gli spazi al Milan, specie centralmente, quindi ci sarà poco spazio soprattutto per i trequartisti del Milan. Una partita che la può decidere anche un tiro da fuori, ragazzi, la può decidere una giocata l'uno contro uno. Quindi io vi ripropongo il solito Chukwueze, che se giocherà sicuramente farà bene, e poi in questa partita ovviamente il Milan è favorito, c'è da vedere un po' chi gioca, chi non gioca. Sicuramente Pulisic può incidere, il fatto di avere una difesa chiusa conta giocatori rapidi, quindi il Chukwueze e il Pulisic potrebbero essere giocatori determinanti in questa partita e chiamati in causa. Non ci sarà tanto spazio, ecco perché non dico Leao, magari dopo in ripartenza, ma ci vuole giocatori rapidi nell'uno contro uno, e potrebbe essere Pulisic, Chukwueze gli esterni offensivi del Milan. Per il Verona ovviamente attenzione a Gonge e Foloruscio, che giocherà sulla tre quarti, ragazzi. Ovviamente favorito il Milan in questa partita. Andiamo avanti con Sassuolo-Juventus. Lo scorso anno me la sono andata a vedere dal vivo, e non è detto che non torni anche quest'anno, ragazzi. Sassuolo-Juventus. Il Sassuolo è una squadra che fa gol,
che però, attenzione, a livello di tenuta fisica un po' concede, specialmente nell'ultima mezz'ora. La Juve ha solo questa competizione, ragazzi, quindi Juve favorita. In questa partita andiamo a vedere un po' di giocatori che potrebbero incidere. 4-2-3-1 per il Sassuolo, che sicuramente giocherà con Bairami. O attenzione, potrebbe essere Tosved in quella posizione da trequartista per andare a mordere, per andare ad attaccare Locatelli e due centrocampisti che saranno molto bassi, ovviamente Berardi da una parte, Laurenti da quell'altra, Pinamonti, quindi il Sassuolo fortemente formazione confermata. La Juventus, idem, è un po' in preallarme Rabiot perché non si sa se una botta in allenamento, ma secondo me recupera perché è decisivo, sarà molto importante il recupero di Rabiot perché può incidere in questa partita con i suoi inserimenti come una scettezza ormai è Dusan Vlahovic e Chiesa, giocatori consigliatissimi al fantacalcio, specie in questa partita. Dusan Vlahovic, che al fantacalcio, ragazzi, aspettiamoci dei bonus. Così come gli inserimenti di Rabiot saranno fondamentali, quindi vi direi per il Sassuolo, ovviamente attenzione a Mimmo Berardi e ovviamente a un ritrovato Pinamonti. Vi sconsiglio di mettere i difensori del Sassuolo in ottica anche confronto con chi giocano davanti, gioca giocatori del Sassuolo, non li metterei così, non metterei nemmeno il portiere del Sassuolo. Attenzione a Gatti, attenzione alle palle native della Juventus, ragazzi, perché la Juventus è forte sulle palle native contro una squadra che un po' le soffre le palle native. E attenzione ovviamente da mettere, quindi tre giocatori vi direi a sorpresa, un po' un difensore, qui vi dico Danilo, Rabiot e Dusan Vlahovic per la Juve, Berardi, Pinamonti per il Sassuolo. Non da mettere nessun difensore del Sassuolo e anche su centrocampisti, ragazzi, dovrebbe giocare Matias Henrique, Boloca, chi l'ha il fantacalcio? Andiamoci cauti. Molto cauti, potrebbe portare bonus invece il buon Kostic, ragazzi. Il buon Kostic che gioca dalla parte di Tosian, che concede molto, è un po' disattento. Chi ha Kostic al fantacalcio lo può mettere tranquillamente. Passiamo al match serale che è Lazio-Monza. Pensate, ragazzi, che possa essere una partita scontata. Questo Lazio-Monza, tutti la Lazio vincerà. Ma attenzione, la Lazio è una partita di Champions molto dura, risolta da Provedel al 94esimo, ragazzi. Quindi sicuramente una squadra un po' affaticata, però immorale, perché il pareggio comunque è una cosa che dà morale contro un Monza che si è preparato tutta la settimana in questa partita, quindi la settimana della Champions, ragazzi, soprattutto per i club impegnati, potrebbe essere la settimana delle sorprese, eh? Quindi potrebbe nascere anche gol da questa partita qua. Un giocatore ovviamente della Lazio, io penso che giochi Guendouzi nella Lazio, perché è entrato e mi dà l'impressione di essere il giocatore che manca a questa Lazio, sicuramente Guendouzi. Immobile, Ciro Immobile, parliamo di Ciro Immobile. Intanto me lo chiedete cosa faccio al fantacalcio, lo cambio, lo scambio. Io, come vedete nei miei video, ragazzi, non l'ho mai neanche consigliato Ciro Immobile perché sta attraversando una fase di calo. E io questo indice della fase di calo l'ho visto quando hanno preso Castellanos, che non è detto che non parta Castellanos e titolare. Attenzione, potrebbe essere un'indicazione del tattico importante. Però, se devo scegliere un giocatore della Lazio, andrei su Zaccagni. Non è ancora andata a bonus e potrebbe essere questa una partita da bonus, anche perché il Monza va con una difesa a 3 e sicuramente Sarri lo farà stare molto alto nell'uno contro uno con Izzo. A rischio ammunizione Izzo, e attenzione, come potrebbe essere a rischio ammunizione anche Zaccagni, eh? Uno che i malus se li prende, il giocatore che subisce più falle, quindi attenzione all'ammunizione di Izzo in questa partita e a bonus di Zaccagni. Mentre per il Monza, ovviamente, un giocatore che gli può dar noia, ragazzi, è sempre lui, Colpani. Colpani può essere decisivo anche in questa partita, quindi in ottica fantacalcio, se siete indecisi, lo metto, non lo metto Colpani, il tattico dice mettilo Colpani, perché è in forma e può essere decisivo con una Lazio che concede specie. Attenzione, dalla parte là di Luis Alberto, specie dietro le mezzali, è lì che gioca Colpani, ragazzi. Quindi vi consiglio Colpani, ovviamente non vi consiglio difensori del Monza e non vi consiglio neanche di mettere il play del Monza che possa essere Ovella, che possa essere Cataldi, ragazzi. Anche perché in quella zona lì gioca con due trequartisti il Monza, quindi potrebbero essere anche in malus.
Il difensore del Monza che della Lazio, scusate, che non vi consiglio in questa partita è Casale. Non mi piace. Con due svelti potrebbe andare in grossa difficoltà anche vista la struttura. Quindi attenzione al Monza a Roma. Vi dico solo attenzione al Monza a Roma, cauti con i giocatori della Lazio. Cauti che al blocco Lazio ne mette uno, non mi mette il blocco Lazio perché è una partita molto insidiosa per la Lazio, eh. Arriviamo ai match della domenica e il primo in ordine è Empoli-Inter, 12:30 al Castellani, l'Empoli di Andrea Azzoli. Che Empoli sarà? Ovviamente io penso che cambierà poco, c'è poco tempo ovviamente per capire, per fare, per lavorare per Andrea Azzoli, che è sicuramente un allenatore che cambierà qualcosa, magari giocherà col trequartista, ritornerà in auge Baldanzi, oppure Baldanzi cambia dietro una punta che potrebbe essere Caputo, insomma. Con il tempo cambierà, ora va su un po' delle certezze contro un Inter che giocherà in Champions, un Inter sicuramente che cambierà qualcosa, potrebbe giocare Pavard di nuovo oppure riproporre Darmian. Attenzione alla coppia d'attacco perché potrebbe essere Arnautovic e Lautaro, quindi chi ha Thuram, attenzione a questa alternanza perché potrebbero essere in ballottaggio fin da ultimo chi gioca, potrebbe giocare veramente Arnautovic. Se gioca Arnautovic, io lo metto Arnautovic e mi potrebbe portare anche il bonus. Il primo gol di Arnautovic in questa Serie A me lo gioca Empoli, ragazzi, come ovviamente non ve lo sto neanche a dire. Lautaro, un giocatore che potrebbe incidere e portare bonus dell'Inter, potrebbe essere i buon Dumfries e Di Marco. Due esterni, ragazzi, saranno determinanti e devastanti. Con un Empoli che li ho visti un po' in difficoltà, come i primi bonus di Barella. Il centrocampo dell'Empoli a me non mi dà garanzie. Quindi attenzione perché in quella partita lì, a seconda di chi gioca, potrebbe venire fuori tantissimi bonus. Hai il blocco dell'Inter? Mettiamo il blocco dell'Inter. Magari hai il Frattesi che non ti gioca in Champions titolare? Metti Frattesi perché potrebbe avere grande minutaggio con Empoli, ve l'ho detto ragazzi, che avrà una reazione, ma i giocatori sono quelli e ci vorrà del tempo per Andrea Azzoli per trovare un po' l'amalgama. Ho visto un Empoli in condizioni brutte con la Roma, ma ve l'avevo già preannunciato. Chi mi segue, ragazzi, l'Empoli non mi dà garanzia, soprattutto a livello di giocatori. E al fantacalcio, se ce l'avete, ragazzi, liberatevene perché faranno molta fatica. E quando vi dico liberatene, anche il buon Baldanzi, sì, l'avete. Però ragazzi, quanti bonus vi può portare e soprattutto quando lo mettete. Non lo so, ragazzi, io lo cambierei, Baldanzi, lo cambierei. Quindi questa è l'analisi, quindi una partita che sarà ovviamente favoritissima l'Inter, una partita da due dove i bonus verranno dai giocatori che vi ho detto perché questa partita può veramente succedere di tutto a livello di risultato, ovviamente sempre a favore dell'Inter. Andiamo avanti con Atalanta-Cagliari. Ragazzi, intanto subito brutte notizie per i fantallenatori che hanno Scamacca, giocatore che secondo me starà fermo un mese e mezzo, tra recupero e tutto, un mese e mezzo, due. Purtroppo, ragazzi, Scamacca è andata così, ma vi dirò una cosa e vi dirò una cosa un po' in confidenza. Io ero allo stadio a vedere Fiorentina-Atalanta e praticamente ero nello skybox e accanto avevo, diciamo, un rappresentante, ma più che un rappresentante, un tifoso molto amico, ovviamente, dei giocatori dell'Atalanta, e lo Scamacca me lo davano non in grossa condizione. Quindi già nella partita di Firenze il ragazzo non stava bene. Quindi è stato anche rischiato, buttato dentro da Gasperini in questa partita. Quindi, ragazzi, fantallenatori che avete Scamacca, io all'asta ho fatto un'asta per Scamacca, poi non mi è toccato e si è infortunato, ragazzi. Quindi purtroppo è andata così. Chi giocherà nell'Atalanta? Lokman probabilmente e uno tra Decatler sicuramente, Pasalic, Koopmeiners, quindi sicuramente sarà una formazione così. Non penso giochi Muriel dal primo minuto, ragazzi. Però ragazzi, ho visto bene Lokman. Lokman l'ho visto bene, lo metterei come Lokman, Koopmeiners e attenzione a Zappacosta. Potrebbe essere anche una sua partita, questa qui, attenzione a Zappacosta. Il Cagliari però sarà una partita chiusa, bella chiusa, bella compatta. Il Cagliari 4-4-2, linee strette, farà una partita di ripartenza con l'Uvumbo che potrebbe essere importante in questa partita. Mi immagino Atalanta in pressione e queste ripartenze di l'Uvumbo che possono far male, anche perché l'Atalanta non ha un giocatore con quella rapidità, giocatori alti, forti, quindi Toloi, Scalvini, Kolasinac. Sono tutti giocatori
abituati al duello, quindi al Petagna, al Pavoletti, ma non all'Uvumbu. Piacere, zitto l'Uvumbu. Ormai, ragazzi, il saluto è sempre piacere, zitto l'Uvumbu. Quindi non sono abituati a un giocatore così rapido e potrebbe essere buono. Ovviamente noti che a fantacalcio che fa? Metto l'Uvumbu. Dipende anche che gli attaccanti che hai. Qui commenti, ragazzi, sotto questi post, commentate. Io vi dico l'Uvumbu, te mi dici magari tattico. Io, ok, ho l'Uvumbu, però ho anche questi attaccanti. Chi posso mettere? Ecco, servono a questo. Questi contenuti, ragazzi, vi servono. Vi do i miei consigliati. Se siete incerti o magari non so la vostra rosa, me li scrivete nei commenti. Questo è il canale della condivisione, ragazzi. Condividete tutto che io ovviamente vi rispondo. Mentre vi ho detto, questi sono giocatori del Cagliari. Attenzione perché potrebbe essere un difensore da mettere anche rischioso il buon Dossena. È uno dei difensori che vince più duelli, quindi attenzione perché potrebbe portare buoni voti. Quindi però del Cagliari, se mi devo spingere su un giocatore, zitto l'Uvumbu. Mentre d'Atalanta vi ho detto Lokman e Kop Meiners e attenzione a Zappa Costa. Siamo arrivati a Udinese-Fiorentina e questa è una partita un po' incerta, ragazzi, eh? Una partita un po' incerta dove l'Udinese fa un po' fatica a fare risultati positivi, la Fiorentina me la sono andata a vedere dal vivo, fa un po' fatica a fare gol con gli attaccanti centrali della Fiorentina 0 gol, l'attaccante dell'Udinese Lucca 0 gol. Magari potrebbe essere la giornata degli attaccanti centrali, perché prima o poi si dovranno sbloccare, ragazzi. Si dovranno sbloccare. Quindi in questa partita qua, ragazzi, una partita un po' incerta. A livello di risultato un po' incerta questa partita. Quindi anche a livello di risultato potrebbe nascere gol. Ma in tutto ciò vedo favorita la Fiorentina in questa partita qua. Anche se giocherà le coppe, quindi attenzione. Non lo so. Una partita un po' strana, ragazzi. Una partita un po' strana a livello di fantacalcio. Io metterei Lucca. Lucca lo metto. Perché comunque ha fatto sempre delle buone partite. Sempre andato vicino al gol. Sempre andato vicino al gol. E potrebbe essere la prima in Serie A di Lucca. È un giocatore intanto che ha la fiducia di Sottil. Perché è un giocatore che ti viene incontro, che ti attacca alla profondità e che ti tiene palla. Quindi è un giocatore che è titolare in questo Udinese. E prima o poi si sbloccherà e potrebbe essere con la Fiorentina. Quindi attenzione a Lucca con la Fiorentina. Un altro giocatore che io mi prendo è Bisciol. Bisciol me lo metto. E attenzione anche alle palle inattive perché potrebbe essere determinante. Della Fiorentina, ragazzi, lo so che voi mi guardate e mi chiedete tattico, Manzola e Beltram. Gli devo mettere, certo, gli devi mettere perché ormai li hai presi e li devi mettere. Quindi, onde evitare che non me li metti e ti facciano gol, li devi mettere, ragazzi. Poi, ovviamente, scrivetemi qua sotto se siete un po' indecisi, come vi ho detto prima. Manzola me lo metto. Nzola me lo metto. Della Fiorentina, ovviamente, un altro super consigliato, che è il giocatore che fa più la differenza, e specie in questa partita che l'Udinese giocherà con centrocampo a 3, la Fiorentina sicuramente giocherà con 2 più Bonaventura, che sarà sicuramente il vertice alto che andrà a mordere Wallace, e due punte esterno contro una difesa a 3. Attenzione ai due giocatori della Fiorentina che potrebbero incidere in questa partita, Bonaventura e Nico Gonzalez. Ovviamente potrebbero incidere, ragazzi, per il sistema di gioco e per come difende l'Udinese e per come attacca la Fiorentina, che è questa la cosa più importante, è questo format che io ci tengo a sottolineare, ragazzi. Quindi due giocatori per la Fiorentina, Nico Bonaventura e Lucca per l'Udinese. Siamo arrivati alla partita delle 18, che è questo Bologna-Napoli, ragazzi. Le critiche a Garcia, ragazzi. In tanti mi avete scritto, tattico, ma Garcia, che ne pensi? Non è facile. Non è facile, ragazzi, perché comunque si viene da una stagione dove si è vinto lo scudetto e si è dominato con Spalletti. Non è facile per Garcia. Dobbiamo capire queste cose qua. E poi io ho un'idea, no? Io penso che il fatto di Zielinski vicino all'Arabia, Veiga che doveva arrivare, questo Raspadori che doveva essere valorizzato, gli ha fatto un po' saltare i piani, eh? A Napoli anche a livello di formazione, perché sappiamo tutti che la formazione ideale del Napoli non è ora 4-3-3, ma è 4-2-3-1, con Raspadori più vicino a Osimhen e non Zielinski. Quindi attenzione alle varianti di questo Napoli. Sicuramente io penso che in Champions, anche perché ci sarà un po' d'alternanza, e domenica può giocare Raspadori. Può giocare Raspadori, Osimhen e Kvara. Kvara si dovrà anche sbloccare.
Si dovrà anche sbloccare. E attenzione che non lo faccia a Bologna, ragazzi. Consigliatissimo al Fantacalcio. Si mette Kvara, si mette Osimhen e si mette Raspadori. Chi ha Raspadori, ragazzi, va messo assolutamente così come va messo, se giocherà ovviamente, Zielinski. Sicuramente, non si dà dubbi. Lo botte Anguissa, ragazzi, mi freno. Mi freno, non gli metto, anche perché il Bologna col suo centrocampo d'aggressione potrebbe veramente incidere. Specie Ferguson sullo vodka, ragazzi, perché Ferguson è forte, un mio consigliato in questa partita qua, che ovviamente vedo favorito al Napoli, però è un mio consigliato Ferguson in questa partita qua perché può incidere. Po' da noia come, attenzione a questa che vi dico io, chi giocherà a destra? Ndoye Orsolini, da quella parte il Napoli concede tantissimo. Quindi il gol, magari se lo fa il Bologna, può venire esatto da uno di destra. Ndoye Orsolini, perché in quella zona lì giocherà Nathan, giocherà Wangelius, Olivera, Mario Rui, subisce lì. La parte di destra con Radmani Di Lorenzo difficilmente soffre, difficilmente prende gol, ragazzi. Quindi attenzione a questa zona del campo e guardiamo bene chi giocherà qui perché può incidere, ragazzi. Può incidere se avete Orsolino Ndoye che giocherà in quella zona lì e siete indecisi se metterlo o no, buttatelo in campo, ragazzi, perché può essere determinante a livello di modulo di giocatori. Il Napoli viene dalla Champions, quindi un po' concederà. Ricordate, ve lo ricordo, quando c'è la giornata dopo Champions, le sorprese ci sono, eh? Le sorprese ci sono e il Napoli e il Bologna può fare gol al Napoli. Partita da gol, ma ovviamente è favorito il Napoli, ragazzi, eh? Concludiamo con l'ultima partita, Torino-Roma. Qui una partita dove ci sono due squadre che ha fatto bene, ragazzi. Torino in salute, Roma in salute, anche se, ragazzi, per me l'Empoli non faceva testo, eh? Il 7-0 con l'Empoli non faceva testo, quindi Torino bene invece. Torino mi è piaciuto, buona organizzazione, solida difesa, dove ha Buongiorno un leader. Se avete Buongiorno me lo metto. Dice gioca contro Lukaku, in beppo può portare dei bonus, ragazzi, perché può incidere il buon Buongiorno questa partita. Non pensate che il Torino sia la vittima sacrificale di questa Roma, ragazzi. È un'altra musica, eh? Non è l'Empoli, è un'altra musica. Quindi attenzione, attenzione. Se avete incertezza sui giocatori del Torino, non tanta incertezza, perché chi ha Buongiorno, dipende chi avete ovviamente, me lo rischio nell'ultima partita. Me lo rischio, così come Radončić, me lo rischio, così come bonus di Zapata. Zapata può far gol, la Roma non ha subito gol. Zapata può far gol in questa partita, potrebbe essere la prima di Zapata. Della Roma, ovviamente, contro il Torino che giocherà un 3-4-2-1. La Roma molto probabilmente si metterà un po' a specchio, quindi a questa partita sarà molto saranno fondamentali gli uno contro uno, però viene da Torino più consolidato. Mi sa di una squadra più solida, giocherà molto negli uno contro uno Juric e sulle ripartenze. Attenzione a Bellanova su del Torino, mentre della Roma, ragazzi, un giocatore che potrebbe incidere in quella posizione un po' tra le linee. Non lo so chi giocherà dei centrocampisti, è una partita che si potrebbe decidere anche su una palla nativa, quindi angoli, punizioni, sono forti tutte e due, ma la Roma, visto il Torino chiuso, la potrebbe risolvere anche su una palla nativa di un buon Cristante, di un difensore, di un Mancini, di un Llorente. Quindi, allora, fantacalcio difensore della Roma me lo metto, il difensore del Torino me lo metto per il semplice fatto che sarà una partita chiusa e potrebbe essere veramente risolta. I gol potrebbero venire anche da palla inattiva, soprattutto da palla inattiva in questa partita, eh. Ragazzi, mi raccomando, se avete dei dubbi di formazione o qualcosa che non vi torna, scrivetemi nei commenti. Faccio questo format per capire veramente quali sono i giocatori chiave in base ai moduli. E questa è l'idea del tattico, ragazzi, come sempre, per sostenere questo format, vi ricordo ancora una volta di lasciare un like e soprattutto ci vediamo alla prossima sul mio canale. Un saluto a tutti!